Ciao ragazzi, un po' di pulizia sul banco e oggi abbiamo un Simrad CE33. Allora, quando lo alimenti e provi ad accenderlo, compare questa schermata in un angolino e resta sempre bloccato lì. Dopo un po' inizia a fare dei sfarfalli. Ho provato anche a fargli un master reset, cioè tieni schiacciato clear and power tutti e due insieme, lo attacchi e dopo un po' dovrebbe darti la schermata di aggiornamento software e così via. E invece inizia a fare così, lo spengo, non voglio che continui. La prima cosa che ho fatto, gli ho smontato la batteria. Questa è una Varta Litio CR5AA 3V Litio. La cosa strana di questa batteria, generalmente sulle batterie dove c'è il coso uscito è il positivo, questa qua invece è il negativo. Il positivo ce l'ha ben marchiato dall'altra parte, mentre su un 18650 dovrebbe essere, 18650 è il positivo sempre qui e il negativo dall'altra parte dove è chiusa. Questo è proprio il contrario, quindi bisogna fare attenzione quando si collegano. Questa 18650 ha pure la protezione in testa, la conosci perché c'è la testa un po' più lunga delle altre generalmente. Comunque, la batteria è una delle cose che è andata, però non dovrebbe influire. Saldandoli una button cell piccolina, non dovrebbe influire a fare questo difetto. Ora lo analizzo ancora un po' e vediamo qual è il problema. Me ne sono dimenticato, il cliente mi ha dato due uguali perché ha detto usa uno per pezzi. Il problema è che tutti e due fanno lo stesso difetto. Adesso vediamo cosa cazzo può essere. Ok, sistemato. Aspetta che spengo la stazione di saldante. Trovato e sistemato. Per chi potrebbe vedere questo, mi sono reso conto. C'è l'altra che è collegata sulla massa. E quindi va tramite l'oscilloscopio. E adesso abbiamo l'alimentazione pulita almeno. Il problema si presenta ancora, però almeno uno dei problemi l'abbiamo eliminato. Adesso mi sono reso conto di un'altra cosa, che il modulo del... Adesso spengo. Il modulo dell'ecoscandaglio ha questa induttanza che scalda da paura, solo l'induttanza. Adesso vedrò qual è il problema anche qui. Tornato su Simrad CE33 e adesso ce ne andiamo sull'alimentatore. Allora, ho preso un cavo dal condensatore di ingresso, caso strano, dopo il filtro di choke, un primo condensatore, filtro di choke, un paio di condensatore per poi andare in uno dei buck converter. Adesso ci sono due cose strane che succedono. Prima di tutto, è che non so come farvi vedere tutti e tre nello stesso tempo, e mi sa che non è possibile. Vabbè, prendiamo l'oscilloscopio. Adesso gli do l'alimentazione ed è alimentato ed è quello che vediamo. Lo strumento è ancora spento. Adesso si è acceso da solo, è nella schermata bloccata. L'oscilloscopio continua ad andare così. Adesso si stabilizza senza nessun apparente motivo.
per poi ritornare a rifarlo. Qualcuno diceva no, è la batteria, qua là. La batteria non c'entra niente. Io gli ho attaccato una batteria CR2032, supportino una batteria da computer, e fra un po' inizia a fare la solita cagata. Adesso questi sono dei strumenti, lo spengo, questi sono dei strumenti che sono stati fra i migliori per quel che riguarda eco scandali sul mercato per tanti tanti anni. Ci sono ancora tanti appassionati di pesca che preferiscono questi, anzi li stanno cercando apposta. Poi ci vuole poco a capire che non è un giocattolino, c'è un'altra luce, che non è un giocattolino da niente. I condensatori sono tutti 105 gradi low ESR, nonostante è vecchio. E poi trovi milioni di filtri, milioni di, dove su un altro non troveresti manco un'induttanza, qua li trovi apposta in ingresso e in uscita e così via. Questo è il modulo dell'eco scandaglio. Sicuramente qualche ceramico o qualche condensatore tantalio va cambiato, ma grazie a Dio RS ce li porta a casa. Poi invece quest'altra è la scheda di alimentazione, che è fatta anche questa con criterio, non è un strumento da 13. E poi la scheda sua madre, che è questa. Sull'uno dei due, siccome c'è un procedimento per fare l'aggiornamento del software tramite la porta NMEA anche, che però è insieme a quello di power, di alimentazione, due dei pin, non so se riesco, ecco, due dei pin mancano fisicamente, è entrato ossido a livello che comunque anche sulla scheda all'interno, i contatti li ho un po' puliti, adesso pulirò ancora. Comunque, prima iniziamo a cambiare un po' di condensatori. Prima di cambiarli però ho le smart tweezer, perché come in tanti sanno c'è l'ESR che non lo puoi misurare con un normalissimo strumento di misura. Quindi la bellezza di questo è, prima di tutto, li misura in circuito, cioè un auto, ha una funzione auto, il A. In questo momento è su 10 kHz, 0,2 volt, quindi con questo li puoi misurare direttamente in circuito. Vai, qua ho già cambiato un po' sul modulo dell'eco scandaglio. La figata è che comunque li misura nel circuito e ti dà su una, si auto, e sopra RS è una resistenza equivalente. Poi se vuoi vedere l'ESR, c'è la resistenza normale che è a livello di milliohm, a vuoto c'è un offset di 40-50 milliohm che poi devi prendere in considerazione quando misuri le resistenze. Con questo puoi misurare le 0,5 ohm, le 0,6 ohm e così via. Induttanza, condensatore, impedenza e ESR, che è equivalent series resistor. Questo c'è 584 milliohm. Dovrebbe essere un 47 micro a 50 volt, invece di valore diodo auto è un po' da tutte le parti, 13-15 micro, quindi questo è un condensatore andato.
mi sta facendo uscire di testa questo strumento. Adesso vediamo, ci metto ancora un po' di tempo e se non riesco a venirne a capo. Ho provato a fare un po' di Lego fra uno e l'altro, togliendo, mettendo pezzi, però manco così. Gli ho tolto il modulo ecco scandaglio, pensando che potrebbe essere il problema, visto che sta scaldando, quindi sicuramente sul modulo dello scandaglio ci sarà qualche problema. Se è così è grave, perché comunque l'uscita sul minimo della potenza, su 10 watt di trasduttore, questo c'ha varie potenze per l'eco scandaglio, puoi selezionare fra 10, 100, 600 e 600 watt, mi sembra. E sul minimo dell'eco scandaglio, che è 10 watt, ha comunque una tensione picco picco di 600-650 volt. Non la posso manco misurare con col mio oscilloscopio, ho paura di creparmi il front end, perché è dato solo fino a 300 volt RMS in teoria. Sulla scala da 100 con proba, con sonda per 10, vediamo se riesce a focalizzare, eccolo qui. C'è scritto all inputs 1 mega ohm, 13 picofarad, 300 volt RMS cat 1. E quindi anche se ci vado sulla scala da 100 volt, in teoria dovrei riuscire a stare entro 600 volt tranquillo. Però da peak to peak, però non vorrei forzare troppo. E quindi se il modulo dell'ecoscandaglio ha mandato 600, 1000, 1200 volt in giro per la scheda, chissà dove cazzo è il problema. Prima ero riuscito a sbloccarlo con il JTAG, perché c'aveva un errore, una situazione di... Questo è un bel JTAG ICE, comprato in una clone cinese, però funziona benissimo. A differenza degli altri, hanno usato i chip originali della Atmel, l'Atmega 16 come l'originale, e li hanno cambiato anche i numeri di serie e va benissimo. Ho pagato 10 euro, quindi c'è la sua utilità. Per chi gioca con Arduino, il JTAG funziona sullo stesso modo per fare il debugging. La cosa figa del JTAG è che hai 3-4 circuiti integrati, microcontroller, e sono tutti legati, il boundary scan sono tutti legati in seriati, il JTAG. E prende la velocità di lavoro del più piccolo che c'è, di quello che ha la velocità più bassa, e quando vai a fare un boundary scan per vedere se i pin funzionano o non funzionano, o quando vai a fare un debugging e andare a vedere qualunque cosa sui micro, va a scaricarti comunque da tutti o comunque da più microcontroller. Comunque adesso mi ci rimetto. Ok, alla fine ho giocato a Lego, un paio di condensatori, qualche induttanza, e da due sono riuscito a farne uno che va benissimo. Vediamo se 5 riesce. Ho collegato l'antenna GPS che ce l'ho sul balcone, vediamo se riusciamo a trovare anche qualche satellite. Viene cicchiono nel massimo, per adesso niente, piano piano sta iniziando a acquisirli. Sta leggendo la cartografia,
Vediamo se... ci fa vedere. Sì, la sta leggendo benissimo. Non c'era nessun waypoint dentro. Sì, ci fa vedere tutto. Stai iniziando pure a trovare i satelliti. All'inizio ci mette un po' perché deve farsi tutta la database, aggiornamenti e così via. Questi generalmente quando li lasci staccati dalla barca tanto tempo e la batteria si consuma, ci mette un po' per acquisirti i satelliti all'inizio, ma una volta acquisiti, poi se la batteria è buona te li trova subito appena lo riaccendi. Perché si salva nella memoria gli ultimi satelliti usati, così quando lo riaccendi va a cercarseli quelli lì, e quindi cerca per primi quelli, altrimenti inizia a scannerizzarli dal primo all'ultimo e ci mette un bel po' di tempo, 10 minuti, 20 minuti, però poi una volta acquisiti qua, ecco. Vedo che l'ecoscandario sta dando qualche misura sballata, ma sicuramente perché non c'è traduttore. E lo lasciamo spento così. Page. Pulsantiera funziona tutto. Luminosità, questi non hanno mai avuto i problemi di luminosità. Invece bellino. Invece gli altri hanno sempre avuto problemi di luminosità, i modelli grossi soprattutto si crepano dentro i cosi dei trasformatori del adesso un attimo solo che vediamo. 5, ha già trovato 2. Lanterne sul balcone, c'è comunque un minimo di adesso lo spendiamo, vediamo se riusciamo. Tutti in piedi sul divano, ok, tagliamo la tensione pure. Allora, aspettiamo un po' a scaricare tutti i condensatori e sembra che da 2 almeno uno l'abbiamo salvato. È una figata quando ne hai 2, perché quando le schiaccio il... ecco, è una figata quando ne hai 2 perché almeno puoi fare referenza fra uno e l'altro, e lo guardo tante volte se è partito o no dal consumo, dall'assorbimento. Sull'alimentatore sulla destra abbiamo 13.2 volt e 900 mA 800. Questo con l'ecoscandaglio spento. Se li accendo l'ecoscandaglio e senza trasduttore dovrebbe avere comunque... sta già iniziando a consumare qualcosina in più, come si vede mano a mano che dà impulsi, però adesso lo lascio a vedere se trova satelliti.
poi mi sa che resta così. Uno ho fatto e l'altro, se ho tempo, inizio a dargli uno sguardo anche a quello. Ho trovato anche i satelliti, un po' di satelliti, 2, 4, 5 solo, però visto che è coperto e adesso mi sta dando anche il punto GPS. Ovviamente siamo a terra. Un po' lontanuccio dal porto. Comunque, era questo anche il CE33. Ora l'ho lasciato spento per qualche ora e ti ha staccato proprio dall'alimentazione. E lo riaccendiamo. System ready. Enter. Vediamo quanto rimette a trovare i satelliti. In teoria dovrebbe trovarli subitissimo. Eccoli qua. Quindi sta andando come deve andare.